tra breve assisterete al più elettrizzante spettacolo che mai sia apparso su questo schermo. Grazie. Signore e signori, la generale richiesta di un amico mio che è rimasto a casa. Seguirò adesso un'altra pregevole imitazione del mio repertorio comico. Sul quadrante della storia del cinema è scoccata l'ora che attendevate. Funziona sempre. Il principe degli attori, Vittorio Gassman, vi narrerà in un film delizioso le strabilianti avventure di Geraldo, l'uomo dai mille volti, lanciato alla conquista della ricchezza, della celebrità, della più bella delle donne. A proposito, cara, il Cortina lì, quanto ti dava? Il 45% sugli utili. Beh, magari con me dovrai accontentarti del 30%. Amore. Facciamo almeno il 40, tesoro. Va bene, gioia. 35. Audace, spavaldo, astuto, irresistibile, l'asso della moderna tecnica della mattanza, il mattatore per eccellenza, vi narrerà in confidenza le sue imprevedibili avventure. Ma io intendevo di chiedere se lei vuole arricchirsi alle spalle delle forze armate. No, ci mancherebbe altro. Io voglio solo essere utile in qualche cosa. Ecco, io, nel mio piccolo, vorrei aiutare la nazione, la patria. No, lo guardi, non bestemmi, vero? La patria la si serve, come si diceva una volta, anche facendo la guardia a un bidone di benzina. Ma bisogna fare la guardia e non fregarsi il bidone. Signori, state in guardia. Signore, state calme. Gerardo! È in arrivo il mattatore. Perché se io fossi Bruto, è Bruto Antonio! Qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti e che ad ognuna delle ferite di Cesare donerebbe una lingua così eloquente da spingersi in le pietre di Roma a sollevarsi e a rivoltarsi! Mai avete visto un film così deliziosamente comico. Mai avete visto un film così ricco di situazioni insolite. Sospetto di me! Sospetto, mamma. Arrivati a questo punto si chiami la polizia. Ma che polizia? Adesso sono io che voglio appurare, di perquisisca. Mi si spogli! Io desidero che lei mi veda nudo! Guarda, madame. Mai avete visto un film come questo, in cui commedia e avventura si fondono in un unico esilarante spettacolo. Allora, se concilia, sono 20.000 lire tutto compreso. E fai il verbale, cretino, io ti faccio rapporto. Se sapessi chi sono io, non lo faresti il verbale. E se tu sapessi chi sono io, non lo faresti il rapporto?